Ciao ragazzi, qui è del 38 e siamo su The Isle. The Isle, sì. Da un bel po' che non ci gioco. Già ragazzi, da un bel po'. Ho voluto riaprirlo dopo tanto tempo. A parte che c'è stato un aggiornamento di 7 di 7,1 gigabyte. È inquietante. Al di là ho scoperto che si hanno messo nuove animazioni, vedo nuove inquadrature, telecamere, c'è cioè qualcosa di strano, di nuovo, che voglio vedere effettivamente. Oltre a questo ho saputo che hanno fatto nuove animazioni, nuove cose, simpatico. Bene, sì. Ipo, un po' di tutto, bene. Detto questo, devo vedere un attimo su opzioni. Setting per vedere un attimo l'audio che era al massimo, ok. Sì, perché tanto io comunque l'audio di gioco rispetto a, mannaggia, rispetto al microfono sono due audio differenti. Comunque, bene, i cuccioli sì, hanno messo un po' di cose. L'ultima volta ho fatto un gameplay schifoso perché era al buio. Voglio vedere cosa hanno fatto. Allora, ho saputo che Madonna, survival. Sandbox per il momento. Andiamo alla sandbox, questo qua. Isle 3, rassicurante. Conferma. Vediamo, avendo fatto un reset dovrebbe non dovrei avere dinosauri in nessuna mappa, in nessun server. Vediamo se hanno aggiornato qualcosa. Vorrei fare una partita decente perché l'ultima volta ho fatto un gameplay schifoso. Sì, infatti mi sono anche scusato per l'ultimo gameplay. Ma vediamo stavolta se riusciamo a fare qualcosa di decente senza problemi. The Isle prima era cominciato con una base di soltanto un survival con i dinosauri, una sottospecie di simulatore di vita dei dinosauri. Adesso sta aumentando molte più cose, sta mettendo, solo che vedo che qua non carica. Forse è Fraps che ci fa perdere tempo a registrare. Spero di no, perché se me lo carica non ci mette tempo soltanto per questo, allora vuol dire che Fraps è il problema. Dai. Ma già è incantato. Oh. Vediamo un attimo, si sta stabilità. Ah, sì, che bello. Ok. Allora. Ah, non puoi più, manco, non li puoi più scegliere. Prima erano da scegliere, adesso non si scegliono più. Peccato, peccato. Allora, erbivori, vediamo un po'. Buio, ovviamente. Vediamo se hanno aggiornato qualche dinosauro. Sì, perché sto guardando un po'. Il diavolo c'era. Oddio, hanno modificato, hanno sistemato le animazioni, hanno sistemato un po' le animazioni. Ah, cosa positiva finalmente. Adulto, hanno fatto le. Hanno fatto i cuccioli anche del Diablo Cerato, subito. Mo lo voglio prendere il cucciolone. Vabbè, questo adulto, ma che vuoi? Hanno fatto quindi le animazioni dei dinosauri, poi il movimento dei dinosauri. Ah, eh sì, perché prima erano fermi, immobili, senza fa nulla. Beh, questo ancora stanno fermi. Vediamo gli altri. Sì, perché voglio vedere tutte le animazioni dei. Ah, quindi hanno fatto tutte le età dei dinosauri. Vabbè, old, quindi. Ah, che figata. Ah, ecco il Pachi. Che ancora deve essere sistemato. Vabbè, lui già lo sapevamo che avevano fatto i cuccioli. Quindi, oh, cacchio, quanti cuccioli, quanti cuccioli. Vabbè, lui è già piccolo, che cacchio fanno il cucciolo di questo. Vabbè, lui devono fare il cuccioli, è interessante se fare. Ancora devono mettere molti dinosauri erbivori. Ancora devono fare ancora le animazioni. Però hanno modificato le texture, si vede, eh. Sì, decisamente si vede che hanno migliorato un po' le texture. Le corna sono infatti di un altro riflesso rispetto. Sì, perché sto guardando un attimo. Si vede, hanno fatto un po' le animazioni a buona parte dei dinosauri. Però torniamo indietro, vediamo i carnivori. Sì, perché tanto io faccio il carnivoro. Acrocantosauro.
Bertosauro. Ah, oddio, l'allosauro come l'hanno fatto? L'hanno riaggiornato di nuovo. Ma è bellissimo, io voglio l'allosauro ora. Dai, rigira verso di qua la testa, per favore. Ma è bellissimo. Questo è un allosauro. Prima avevano fatto quella cosa strana. Oddio, il cucciolo. Madonna, è bellissimo. Ah, giovane old. Ah, ecco, vedi. La versione allosauro giovane è così. E poi l'hanno fatto in versione così adulto. Ah, siete furbacchioni, quindi, eh. Ah, poi ritorna così stab. Che figa. Oh, hanno fatto ovviamente i colori d'allosauro, eh. Con la cresta rossa, perché, cioè, non è proprio così, non si sa manco i veri colori degli allosauri, dei dinosauri in generale, però bello. Sì, questo gameplay sarà abbastanza lunghetto secondo me, ma ve lo faccio unico perché voglio vedere un poco i dinosauri, le news, degli aggiornamenti grafici a quanto pare, ma anche dei dinosauri hanno aggiunto. Aspetta, c'era Tosauro adulto, aspetta, fatemi vedere le dimensioni dei cuccioli. Ah, è vero, perché le corna sono bello, decente, mi piace, ci piace. Dilophosauro, pure la versione adulta, giovane, ah, quindi hanno fatto per tutte le versioni. Gigantonosauro, beh, adulto è questo, mamma mia quanto è grosso, infatti. Questo poi è piccolo, madonna. Giovane, si cambiano un po' l'estetica, fino a diventare giovane e vecchio. Old, sì, giustamente. Quindi non capisco, adulto è una versione, poi old, subadulto. Ah sì, quindi proprio c'è. Oh madonna, pure l'animazione dei. Oh, mamma mia, hanno fatto di tutto qua. Lo spinosauro, vediamo. No, ancora non l'hanno fatto le dimensioni delle crescite dello spinosauro. Ah no, aspetta. Hanno risistemato. Ah, hanno rimodificato la schiena, guardate. Prima era più alto, invece mo l'hanno resettato un po'. Vabbè, poi c'è il T-Rex, giustamente. Guarda l'animazione del T-Rex, giustamente. Eh sì, hanno finalmente fatto un po' le animazioni, ci stava. Dovevano farlo, eh. Utahraptor, eccolo qua. Guardate l'adulto com'è. È figo rispetto alla versione precedente. È proprio fatto bene. Vabbè, pure il cucciolo. Giovane. Ah, questa è la versione classica, infatti old. Però credo che hanno sbagliato a scrivere. Secondo me dovevo mettere qua adulto e qua old. Bah, non lo capisco perché, boh. E poi c'è il Velociraptor. Ma non ci interessa. Andiamo con un bel dinosauro che io voglio vedere a sto punto. Il l'allosauro, ragazzi. Non lui, ma l'adulto proprio. Ecco, no, mi piace troppo la versione adulta. Non cambia molto tra maschio e femmina, eh. Vabbè, andiamo. Ma dai, è bellissimo. Oddio, si muove proprio con le animazioni. Dipende dove sposti la telecamera, però si muove per fatti suoi. Guardate, io non faccio nulla, eh. Bello, ci credo che è pesa. Visuale notturna, per favore. Oddio, cosa hanno fatto? Questa è la visuale notturna. Ah, beh, ma ci sta, perché giustamente lui vede da, non vede così lontano. Ma che figata è? No, ma è troppo bello. Posso zoomare un po' di più la telecamera, sì? Ma è bellissimo. Raga, ma è bellissimo, guardatelo. No, vabbè, avete vinto. The Isle sta migliorando di brutto. Allora, vi dico io qualche aggiornamento di The Isle, perché qua non credo che lo vedremo. Ancora sto facendo testing, quindi vi spiego subito. La mappa non si può vedere, la mappa? No, non si vede ancora, che palle. Ah, comunque hanno modificato il molti cose hanno. Vediamo se si nuota. Ditemi di sì. Ah, che bello.
non è che mi attacca qualcuno. Ok, c'è un cadavere là sotto. Non è molto una bella cosa aver visto un cadavere, quindi preferisco andarmene. Perfetto. Allora, quali aggiornamenti The Isle posso dire? Allora, The Isle è un progetto che si è basato inizialmente sul testing della vita dei dinosauri. Infatti avete visto voi stessi che adesso hanno aggiornato pure i cuccioli. Aspetta che devo chiudere la porta qui. Ecco, i cuccioli, le fasi di crescita. Là vedo qualcosa, una nave, un porto. Sì, perché praticamente vi spiego, ragazzi. Qua stanno, sì, l'ho notato a occhio di sfuggito. Vediamo senza N. Ah, oddio, stava. È notte. Guardiamo un po' com'è la notte. Non male, però preferisco vedere la visuale notturna. Ok, per il momento almeno. Allora, dicevo, The Isle era basato sul survival, ma anche su un simulatore sulla vita dei dinosauri. E adesso diciamo che già il progetto classico di The Isle era fare dinosauri di una certa categoria, in questo caso gli hype, che praticamente sono dei dinosauri geneticamente modificati, molto più grossi, cioè sono i livelli più alti di uno spinosauro, per esempio, di un T-Rex, di un gigantonosauro e compagnia vincendo. O per farli più pericolosi, ma credo che è una questione di trama, perché a quello che ho capito qua ci sono dei scienziati in quest'isola che hanno fatto esperimenti sia sugli umani sia sui dinosauri, però non ho ancora capito bene la loro, quindi uno mi può pure dire. Io non ci gioco mo a The Isle da una vita, quindi non mi ricordo bene, ma una cosa è sicura, so che dei scienziati hanno fatto esperimenti. Questi non sono veri dinosauri, ma sono esperimenti, come a Jurassic Park, per farvi capire come tematica. Anche se qua ci stavano dei tribali, delle persone che ci vivono e quindi sono abituati a vivere con i dinosauri. Quindi io sto quindi presumo, perché è stato modificato molte volte lo stesso il progetto del gioco. Presumo. Ok, sì, non stavo guardando. Presumo che il progetto è cambiato un po' la loro ogni volta. Quindi ho visto che ci sono creature umanoidi geneticamente modificate, dei mostri palesemente, sembrano degli alieni. Dinosauri modificati, però sono esperimenti illeciti, diciamola così, di scienziati. E infatti ci sta la sezione Marines, o mercenari, che li hanno chiamati siccome per far fuori queste creature, perché per togliere tutto il progetto. Bene, io sono qui, sto camminando, perché senza visuale notturna non si vede, beh, neanche così. Avviciniamoci un po', praticamente è una struttura. Vediamo sta bella struttura, che non si può andare da nessuna parte. Che palle. È un pontile. È un pontile che devono ancora sistemare, a quanto pare. Decisamente. Vabbè. Questa è l'isola 3, ragazzi. Andiamo in zona, vediamo cosa c'è di bello. Vediamo quanto è grande la mappa, in teoria. Comunque non capisco che cos'è, mannaggia se non c'è un po' di luce, dannazione, ma perché non lo becco sempre di notte i server? Oddio! Bello, hanno fatto... Aspetta, cosa ho appena visto? Ah, è la saliva! Ok, quindi hanno fatto un po' di animazione, però da qui io vedo che è una struttura. Che cacchio è? Un pontile. Peccato che non riesco a vederlo, però pazienza, andiamo. Qua io i server li becco sempre di notte, per fortuna mo posso fare pure in HD video, quindi rispetto alla volta scorsa che non si vedeva un cacchio, tutto semipixellato, nessuno non vedeva nulla. Comunque hanno fatto un bel lavoro. Sì, tanto poi cambierò dinosauro, però non voglio cambiare perché sapete com'è, questo è un gioco sempre comunque di esplorazione. Comunque, voglio aggiungere molte cose in questo gioco. Io penso che chi farà l'umano farà molto la cosa del craftare, cioè prendere oggetti, creare oggetti, uccidere dinosauri per crearsi armi e cose varie. Madonna, sto facendo... Ah, è una pianura, ok. Sì, perché... con la luce, senza luce, cioè la visuale notturna è questa, ma ci sta pure, perché in teoria
loro hanno una visuale di distanza, però è bellissimo, hanno fatto una visuale bellissima. È troppo bello. Ah, ci sono pure le impronte. Ah, ottimo, quindi hanno fatto la cosa del seguire. Ah, hanno fatto bene, però non sempre, vedete, non sempre, quindi credo che è per non facilitare troppo la ricerca di dei predatori. Sì, ragazzi, voi dovete capire, io sto cercando di guardare dove sto andando. Sì, forse voi non notate, ma io vedo la pianura e le montagne, anche sto avendo pure molta difficoltà, quindi non ci fate caso. Io spero che prima o poi uscirà il giorno, perché i seriacci mi dà fastidio che io ogni volta che gioco a un server è buio, sempre. Mi dà sui nervi, perché comunque la lunghezza del tempo ci mette. E poi è fatto bene, aspettate, vediamo se... Ah, la luna vedo che sta per tramontare. Aspettate, vediamo se facciamo qualcosa di figo. Bene, bene, la luna sta là, quindi vuol dire che fra poco dovrebbe uscire il giorno, spero di sì. E intanto giriamo intorno, a parte che dobbiamo mangiare e abbiamo pure sete, quindi devo trovare comunque qualcosa dove mangiare, cosa bere. Sì, perché l'acqua, quella era il mare, e nel dubbio che mi faceva bere. Quindi presumo che devo cercare da un'altra parte il cibo. Comunque sta migliorando moltissimo sto gioco, eh. Inizialmente ho avuto molto critiche perché era uno, detto uno schifo, infatti era fatto malino, adesso è stato migliorato moltissimo. Comunque, io spero che faranno molte versioni di mod, come avete visto quando ho fatto la selezione di gioco c'era il survival, c'era il progression, c'era già il sandbox, però io spero che divideranno assolutamente il tipologia di gioco. Per esempio, per chi vuole solo la vita dei dinosauri fanno la cosa della, magari della live, cioè della life of dinosaurs, no, la vita dei dinosauri, o simulazione, possiamo mettere pure, posso mettere come titolo, e si fa la simulazione della vita dei dinosauri con cuccioli e compagnia bella, senza pensare devo killare, fare punteggio, magari fanno pure il deathmatch o non lo so, mi sono perso, dov'era la luna? C'era la luna là, ecco. No, perché io stavo seguendo la zona della luna, vedete, mi sono già perso. Ed è buio, che volete? Spero che esce il sole. Pray the sun. E iniziamo a lodare il sole. Tanti saluti a Prud. Detto questo, dai che fra poco esce il sole. Il sole. Così magari torniamo indietro e vediamo quella struttura. Sì, però io devo mangiare pure, eh. Sì, avete visto che avevo già metà e metà in trame, quindi presumo che... Chi è erbivoro, chi è più grande e adulto ha più difficoltà a sopravvivere, mentre quando è cucciolo io mi ricordo che avevi tutto al massimo. Quindi la difficoltà aumenta quando tu cresci, perché diventi anche più pericoloso, quindi ci sta sempre la questione del survival. L'unica cosa che io ripeto, spero che se hanno messo i mercenari, devo sistemare, mo' li hanno tolti, come anche i tribali, quindi presumo che stanno cercando di mettere le mod per determinati luoghi. Oddio, so, per esempio questa è una sandbox, quindi gli umani e i mercenari per esempio forse non servono. Dovevi andare su un survival per testare e vedere. Sì, però io sto andando a vuoto, così io non so dove andare. Io vado dritto e basta. A me serve qualcosa dove da mangiare, da bere. Mo mi appare un ipo davanti a me e mi ammazzo, voglio scommettere. Perché tu non vedi nulla effettivamente, hai una visuale giustamente notturna solo per te, quindi ci sta pure, ci sta pure. Sì, però io voglio il sole, fatemi vedere se c'è luce, guarda, io mi vedo, mi vedo. Ah, ma c'è il Monte Spinosauro là, guarda, l'ho visto. Là andiamo al Monte Spinosauro, ragazzi. Sperando di trovare qualcosa da mangiare. Mo esce un tricerato, poi lo azzanniamo a prescindere. Am. Ah, ecco là il monte, ormai mo sto un attimo inquadrando. Comunque spero che faranno delle modalità dove i mercenari li usi in certe occasioni, in certe modalità, come anche il coso del criptare come si chiama, con gli indigeni. E stessa cosa per i dinosauri, se si vuole fare la vita dei dinosauri la fate in un modo e cose varie. Spero, io intanto sto correndo come un dannato perché devo trovare qualcosa da mangiare. E se mi spoglio a un cazzo di bestia ipo mi arrabbio,
Che poi io credo che lì, sì, tanto la cosa divertente è che molti mi hanno pure, molti, alcuni miei amici che adorano il coso del survival hanno detto, ma lì poi è brutto, vero, concordo anch'io, ma è una cosa aggiuntiva che loro volevano sempre mettere anche nel progetto originale del gioco The Isle, quindi l'idea ci stava sempre, sto intendo una foresta ed è pericolosa, soprattutto di notte, per i carnivori, ah, sono io un carnivoro, giusto? So che c'è un problema, posso trovare qualcuno più grosso di me? Beh, non proprio, dovrebbe passare in teoria. Io sì, e sono leggermente medio grande, medio piccolo, medio appunto. Però voglio il sole, la luce, non posso stare con sto buio così. Lo so che la visuale notturna è stata molto aggiornata, questa è una cosa fortuita. So che nello stesso tempo non è che mi aiuta e mi facilita. Per fortuna non ho lag, detto questo mi inizia a laggare come un dannato il gioco, ti scommetto, lo dico io. Madonna quanta. È bellissimo che ti. Ah, erano pietre, intanto ho trovato acqua, quindi almeno è qualcosa. Devo tenere premuto, ma che bastardo sta cosa. È vero. Perché non si preme più, ma si deve solo tenere premuto. Urbacchioni, sì, per. Guarda com'è bello che guarda in giro. Comunque l'animazione di dinosauro sono state fatte veramente bene. E il tipo sta fermo, io che devo fare? Vuoi bere? Devo bere. Madonna quanto tempo ci mette per bere. Mamma mia, mi mette ansia soltanto perché sto fermo a guardarla. Dai, bellissima sta angolazione che ho messo. Qua ci vuole una foto. Mo se mi esce all'improvviso un ipo mi incazza. Chissà quale altre creature marine creature vogliono mettere, però ne so un sacco di dinosauri. Spero che secondo me vogliono fare tutti i cuccioli e poi dopo ripartono con le creazioni dei dinosauri e aggiungere nuovi tipi, che non sarebbe malvagio come cosa, che loro in progetto hanno molte cose che hanno lasciato, diciamo, in sospeso. I creatori di The Isle. Bene. Mo che ho bevuto, devo andare a trovare. Sto notando. Però fuori da qui. Il posto comunque è strano. Sono in una semipalude, pazzanghera, cose strane. Sì, volevo vedere se si vedeva, non si vede una merito cacchio. Devo fare la visuale notturna per forza. E beh, sono dentro una foresta, che cacchio pretendete? Però così è anche comodo rispetto a prima, magari dava troppo. Vediamo, vedo qualcosa lì, il monte spinosauro sta là, magari prima era tutto illuminato e magari dava pure fastidio, forse essendo appunto dei predatori, alcuni erbivori o carnivori devono avere una visuale limitata e ridotta, se no è troppo facile che uno ti sgama da lontano e ti azzanna. Invece ecco, hai già la prospettiva delle gambe, quindi poi devi tu capire come carnivoro di notte dove andare. Ci sta, vedi, aumento sempre comunque la difficoltà anche con gli aggiornamenti, e questa è una cosa molto positiva e mi piace. Sì, perché non posso. Vedo, quello è un vulcano là in fondo, ditemi di sì perché sono curioso. No, non sono vulcani, che cacchio. Non sono vulcani, che cacchio sono? Sono cose grosse. Ma non sono vulcani, ragazzi. Ma che cacchio hanno fatto? Hanno messo un. Che cacchio è? Aspettate, fermi. Là vedo una cosa davanti a me, però qua sono due spuntoni che non capisco cosa sono. Andiamo qui. Davanti c'è qualcosa al centro che non riesco a vedere. Mannaggia, ma perché non c'è luce? Perché sono sempre al buio di notte? Voglio il sole! Cos'è? Guarda, io sto camminando. Ah, oddio, sta per uscire il sole, finalmente. Asta va. Vediamo un po' cos'è questa cosa qui al centro.
Sì, guardate sotto, si vede che sta per fare. Intanto sta per. Vediamo una cosa davanti a noi. Andiamo a informare a vedere che cos'è. Io ho detto che c'era qualcosa di strano. Questa è l'isola 3, che io giocavo sempre. È completamente modificato. Io non ci capisco più nulla. Hanno modificato troppo, ragazzi. Ma vediamo che cos'è questo coso. Io notavo subito che era una cosa strana. Ok. Qualcosa mi dice che è una struttura, ma giusto per, però. Una struttura degli umani? Presumo proprio di sì. Dannati umani, devono. Dai che sto per uscire. Là c'è il monte Spinosauro. Quindi mo dobbiamo memorizzare le nuove aree. Cioè, il Monte Spinosauro sta là. Vedete, là ci sono dei scogli. Questo coso, boh, è stato messo. Oddio, c'è l'acqua qua sotto. Guardate, c'è l'acqua, c'è l'acqua. Vabbè, succede. Eh sì, no, stavo guardando un po' perché sto studiando un po' la zona. Sì, io vado al Monte Spinosauro che sta lì. Vedete che mi ero perso. Quindi ho trovato un luogo dove ho bevuto, però non trovo cibo. Sì, perché al Monte Spinosauro dovrebbe sempre starci qualcosa o qualcuno. Sì, perché là l'avevo troppo estretto. Là che cosa c'è? No, perché io sto esaminando la nuova mappa, quindi non mi dite nulla, ma devo esaminarla un poco. Cambiamo dinosauro, così vediamo qualche altro nuovo dinosauro per sicurezza. Eh sì, dai. Tanto ormai con lui magari ci siamo un po' stancati. Ok, sempre carnivori che erbivori. Però mettiamo a fare il dosta. No, che il gigantono. Però il gigantonosauro ce lo dobbiamo fare. Però la versione adulta qua. No, dosta. L'ho sbagliato qua. Adulta che figa. No, non sa che voglio fare. No, io sono. No, a lui. Non lo uso mai. Oddio! Sì, avevo visto una cosa strana. Visuale notturna N. Bello. Che figata. Comunque togliamo che non ci serve. E mo dove ci troviamo? Mamma mia, ma che cosa sto vedendo? Andiamo lì. Vedo qualcosa in lontananza che mi ha attirato attenzione. Non so se qualcuno lo nota, ma là c'è qualcosa di interessante. Andiamo, assolutamente. Madonna, quanto è obeso. Manco corre questo. Cioè, manco corre. Cioè, manco corre, ragazzi. Cioè, io sto correndo con lui. Là ho visto due bei adulti di T-Rex, che con il cacchio che mi avvicino. Vi lascio assolutamente stare, ma chi se ne frega. Io voglio andare là, dritti. Proprio non mi interessa di nessuno, non mi venite addosso che vi ammazzo. Vi ammazzo e vi estingo. Vi estingo. Allora, perché il monte Spinosauro dovrebbe essere poi quello. Però io sto.
Sto notando che hanno fatto una cosa interessante sull'isola, che cosa che rispetto tempo fa era un problema. I riferimenti. Ci sono molti riferimenti. Questo è il Monte Spinosauro, là in fondo, quindi dobbiamo ancora raggiungerlo. Però noto che davanti ci sta una cosa di costruzione o comunque una sottospecie di torri. Quindi stanno facendo dei punti di riferimento per tutti, cioè in che senso? Per chi magari non sa usare la mappa e lo deve imparare, ha dei punti di riferimento e capisce dove deve andare. Sì, no, perché stavo guardando un poco la zona, devo imparare. Siamo un po' lontani da quella zona, tranquilli che lo raggiungeremo, non moriremo forse di fame. Però intanto vedete un'altra zona della mappa, questo dimostra che la mappa è leggermente grandina, ma giusto un pochettino, non per qualcosa. Guarda, questo però per consumare, hanno migliorato anche la stamina, perché sto correndo con lui, diciamo correndo, diciamo. Io voglio arrivare là in fondo perché sta vicino a un lago, un fiume ho visto. Quindi, e poi lì c'è un'altra cosa che mi ho sollecitato a vedere, forse voi no, però mi è interessato, quindi approfitto e voglio vedere. Comunque sto facendo un po' di gameplay ultimamente, sto approfittando. Questo The Isle sì, perché c'è stato un aggiornamento di 7 giga e 1 che ero troppo curioso. E poi non mi sta laggando, e questa è una cosa molto buona, quindi volevo approfittare a sto punto. Sì, perché avendo la connessione, oddio, i laghi. No, non è il lago, perché ho pensato che era un lago, boh. Ah, sono sempre su una pianura, grazie al cacchio che ho pensato che era un lago. Dove devo andare, mo? Sempre dritto là, però c'era la torre da qualche parte. Comunque, poi che vi volevo dire, sono dimenticato, la stamina sta finendo, quindi devo iniziare a camminare piano. Aspettate, non dire che sto già sta tramontando, ma no, ma che palle, sul serio. Sì, che sto guardando l'ombra, no, mo è durato ma che seccatura. Quindi è un aggiornare un'altra volta il fatto del sole, ma che seccatura. Però bella la mappa, hanno quindi diviso un poco le aree, hanno fatto un'ottima cosa a dividere un po' le aree, perché effettivamente infatti un predatore come lui non può stare qui in mezzo. Hanno diviso le aree, hanno fatto un'ottima cosa, hanno alternato le zone aree per dinosauri. Questa è una cosa molto ottima. Sì, perché è cambiato completamente il design da un punto all'altro. Comunque dicevo, sto facendo molti gameplay ultimamente, ci provo a farle. Mo sto facendo la saga di Aliens per chi sta seguendo il canale. Però mo interrompo un attimo perché voglio fare qualche altro video, perché sennò tu dici Aliens, sempre Aliens. Invece no, voglio fare questo qua, The Isle, che lo sto facendo ora. E ne farò forse qualcun altro se mi interessa, se mi attira qualcosa di nuovo. E infine, come si chiama quell'altro? Volevo fare... dopo io faccio quello di League of Legends. Senza che uno pensa, ma per moda, perché mo c'è pubblicità. No, in realtà io sono un old gamer di League of Legends. Sì, io ci gioco dal 2013. No, 12. Però l'ho mollato già dopo un anno, due e mezzo l'ho mollato. E posso dare benissima motivazione, perché molta gente dava veramente noia, fastidio, e poi alcuni erano diventati troppo pesanti, molti anche i miei amici, alcuni che conoscevo stavano esagerando, mi hanno fatto odiare League of Legends, proprio mi hanno fatto odiare, anche se poi mi prometteva una cosa del tipo, no, ma tranquillo che mi comporto bene, non ti insulto, non ti ho fatto minchia, mi dicevo di tutto di più dopo, perché sbagliavo, quindi mi hanno poi stancato, poi non erano solo loro, anche persone in generale, quindi mi sono stancato. E ho detto basta giocarci, perché mi ha rotto. Mo ho notato tutta questa pubblicità di League of Legends. Io ho detto mo faccio una cosa simpatica, perché l'ho reinstallato. Però ho notato una cosa. Sì, c'è un coso di frame rate. Sì, lo so, infatti mi sta scattando molto. Ma perché io ce l'ho alla massima potenza il gioco, quindi
troppi dati da questo piccolo disagio, secondo me, quindi devono sistemare un po' la questione dei dettagli del grafico, perché il mio stesso computer non riesce molto più a supportarlo come prima. Ci può pure stare, anche che vedo che lo regge, però boh. Comunque, tornando a League of Legends, io l'ho riscaricato perché lo voglio parlarne un po', ma farò un unico video, giusto forse quei 48 minuti. Come sto giocando con questo? Questo mo durerà un bel po', ma perché così è fatto la tipologia di gioco questo. Infatti, League of Legends, un video credo che mi durerà 40 minuti, perché ogni partita dura sempre 20, un quarto d'ora o 30 minuti, a volte anche 40, dipende dalla tipologia di gioco. Quindi voglio un po' parlare di League of Legends da quando io l'ho conosciuto e come ora si è evoluto. A parte che ho visto molti aggiornamenti interessanti, però vabbè. Bene, però qui io mi sono praticamente perso. Dovevo solo attraversare e trovare quella cacchio di via. Io sto andando dritto, ragazzi, ma io credo che mi sono perso proprio. Sto cercando di uscire da qui. Comunque, meno male che il sole, pensavo che... Vediamo con la visione notturna come diventa. Ah, beh, non cambia. Comunque, dai, forse sto per uscire fuori. Però hanno migliorato moltissimo. Già, questo glielo concedo. Però voglio uscire da questa foresta. Ecco il fiumiciattolo. Oddio, ma che cosa hanno fatto? Zitti, vedo una cosa simpatica. Aspetta, zitti, vedo una cosa molto simpatica. Fermi tutti. Ma è acqua o è pietra? O so pietra, non capisco. Ah no, è terriccio, ma da lontano sembra tutta un'altra cosa. Ok, allora no. Allora, sai che faccio? Esco da qua perché ho visto che... Mamma mia, ma che percorso... Non schifoso, ma che cacchio. Voglio uscire da qui. Ho un cacchio di sole che mi sta sparaflasciando. Qua io mi muovo. Anche qua stanno morendo sotto il sole. Pensavo che era un dinosauro seduto coricato. Sembrava, giusto? O lo è? No. Sembrava. Fatemi arrivare a un punto che voglio andarmene da qui. Voglio trovare quella maledetto luogo che avevo detto che avevo visto. Sta andando troppo sulla... infatti non mi fa andare oltre. Ma dove cacchio posso andare adesso? Mi sto leggermente per... LOL. Ah, sai che faccio? Sentite, mi sono stancato. Respawn. Così cambiamo dinosauro. Usiamo un dinosauro bello, sempre carnivoro, ovvio. Ok, l'allosauro l'ho usato. È il Carnotauro. Simpatico, ma no. Non lo scelgo, ma soltanto perché mi è antipatica per le zampette. Ok. Il Ceratosauro lo voglio femmina, perché voglio il Ceratosauro di questa versione. Ti prego, spawnami in un punto bello. Ok, oddio, che cacchio è il monte è quello? Ok, vedo monti strani. Oddio, il mare come l'hanno aggiornato. Oddio, è proprio il mare. Guarda, voglio vedere se c'è una creatura sott'acqua. Oddio, le gambe. Oddio, no, meglio uscirne proprio. Madonna, com'è brutto. Oddio, devo risistemare assolutamente. Dai, mamma mia. È inguardabile, no, via, tocca a terra subito e vattene. Mamma mia, i miei occhi, dolore. Allora, rivediamo la mappa. Ecco, vedete, hanno fatto un'altra zona, questa è un'altra zona ancora dell'isola. No, hanno fatto un ottimo lavoro, pure la spiaggia praticamente.
No, la mappa è immensa, ragazzi, hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Questo era il volume 3, la mappa 3, dove praticamente io l'avevo imparata a memoria. Adesso voglio imparare la memoria. Appunto, a voglia. E chi cacchio la rimpara a memoria un'isola del genere? Immenso. Completamente immenso. Facciamo qualche verso. Perfetto. Bene, è ora di andare. Dopo aver fatto sentire la nostra presenza, è ora di andare e far vedere se troviamo qualche dinosauro o qualcosa. Già due T-Rex abbiamo sgamato, però. Queste sono mappe da 100 giocatori, che 100 giocatori sono pure pochi. Quindi, ok. Ma com'è che io non ho problemi con sto gioco, mentre quando gioco a Battlefront 2 mi lagga come non ci fosse un domani? Che cos'è tutto sto terreno così abbandonato? No, mi ha fatto venire la curiosità. Perché vedo una spacca... E poi una spaccatura, fatemi vedere che succede. Com'è tutta sta spaccatura? La valle incantata, oddio! Questo è un posto perfetto per fare i nidi. Come scendo? Qua io mi spezzo la gamba se ci... Ah, ho trovato un percorso dove scende per non spezzarmi la gamba, dai. Andiamo, andiamo, andiamo. Ho detto di andare. Ecco così. Oh, ripeto, devi... Qua è da imparare tutta la mappa ora. Comunque la valle incantata, comunque. No, hanno tolto gli NPC, c'erano i dinosauri NPC qui. Facciamo un verso carino e coccoso per dire io sono qui. Vediamo come beve. La cosa brutta, ragazzi, è che... La cosa brutta è che devi tenere premuto E per farlo bere. Prima premevi solo una volta e basta, invece lo devi tenere premuto stavolta. Oddio, è bruttissimo. No, non voglio farlo più nuotare a sto tizio. No. Fa uno strano percorso brutto. Molto brutto. Comunque è bella la zona. Passiamo per di qua. Sì, perché non lo voglio farlo nuotare. È tristissimo, graficamente è tristissimo. Vediamo un po' se troviamo qualche zona umana, degli umani, come ne abbiamo trovati già due. Magari ne troviamo altri. Wow, ma l'altur, cioè questa valle proprio è immensa, non è un lago, è proprio tutto un luogo. È bello, ho detto io, hanno proprio fatto un ottimo settaggio. Oddio, com'è brutto quella texture là sopra della montagna. Vabbè, stanno ancora sistemando tante cose, però... Raga... Ho trovato... Ma non sono costruzioni di periodo temporaneo, sono come i Stonehenge, no? Avete presente? È uguale. Andiamo a vedere lì che cosa sto vedendo. Dai. Che sembra una cosa bella e mo fu così che becco un ipo e mi ammazzo, volete scommettere? Sicuramente troveremo dei moderatori a giocare giusto per controllare se uno usa che cheat o usa trucchi e cose varie. Ultimamente lo stanno facendo, e fanno bene, perché così se uno usa i trucchi lo bannano e lo tolgono di mezzo, perché odio gente che usa i trucchi su queste tipologie di giochi. E dai,
No, sono tutte scogli. Scogli, sono tutti lavori. Sono quelle costruzioni semi-medievali. Non sono scogli normali, non sono rocce normali, quindi sicuramente umani. Li hanno lavorati, li hanno messi là e magari sono costruzioni antiche che sono crollate e cose varie. Figo, figo. Comunque, cacchiarola, bello. Si può dire si sono sprecati, però hanno fatto un ottimo lavoro, eh. Posso dire che i soldi del gioco effettivamente, mo non so quanto costa, però ora come ora ci sta tutto. Poi anche i dettagli del gioco, io ce l'ho, se non sbaglio, epico. Gioco con epico, no, adesso no, solo massimo, non è più epico perché il mio stesso PC ormai graficamente non lo supporta moltissimo. Eh sì, ho una 1050 di... come si chiama, di Nvidia, quindi anche se ho i driver aggiornati vi assicuro che ultimamente molti giochi chiedono molto di più. Forse per questo che ogni tanto mi poteva scattare i frame rate. Vedete, c'è la barra del nuoto, quindi se nuoti troppo a lungo puoi morire perché ti finisce la stamina. Questa è una cosa positiva, quindi vuol dire che se nuoti in luoghi troppo lontani da altre zone dove c'è il lago o fiume, rischi di rallentare e morire poi annegato o vieni mangiato da qualche predatore acquatico, sicuro. Comunque bel aggiornamento, mi piace. Si deve studiare bene sta mappa, lo dico io. È molto grande. Non sempre ti fa salire al massimo, in alto, perché giustamente è una questione non di collisione, ma perché giustamente a volte è ripido, non è che puoi salirci tranquillamente, cioè che cazzo. No, la mappa è troppo grande. Come me la studio? Devo camminare con calma e esaminarla per fatti miei. Però essendo che c'è giorno, io faccio un altro respawn con un altro dinosauro, così vediamo qualche carnivoro in più. E chi facciamo? No, o erbivoro, no carnivoro, chi se ne frega, gli erbivori sparite. Facciamo il Lutaraptor, ma adulto, questo qua. Sì, perché la versione è un po' più diversa. No, sono rifinito. No, è diversa la zona. Bella. Vediamo la sua animazione, se si muove o fa qualcosa. Dai, che bello. Bello, comunque le animazioni sono state migliorate. Vediamo dove va. Guarda come corre. Salto. Oh, bella. Ora vediamo dove va. Cioè dove andiamo, scusatemi. È molto più comodo così. È il modo per vedere la mappa anche più velocemente. Vediamo così. La stamina ce l'ha, buono, ottimo. Sì, è l'unico modo per vedere l'isola. Cioè io poi così faccio, guarda che figata. Non potete non dire che il lavoro del gioco è fatto male, eh. Anzi, picchierei a qualcuno se osa dire no, il lavoro, il gioco fa schifo, è fatto male. Dove? Reject, com'era? Com'era? F2? F2, non per qualcosa, no, non voglio nessuna coppia. Ora come ora voglio girare e andare per fatti miei a esplorare. Ah, poi
Ah, il menu non è ancora cambiato. Ok, pensavo che era stato cambiato un po'. Vediamo dove si va. No, ma fra poco finisco il gameplay. Volevo solo vedere un po'. Bello. Bello proprio. È stato migliorato moltissimo, lasciamo stare. Poi tutte ste montagne hanno un segreto, ste rocce, perché alcune rocce sono strane, non sono fatte da tutt'altre da persone, da esseri senzienti, perché non possono esserci tali torri che poi sono molto quelli là medievali. Sì, ogni tanto ci mette a creare, ci impiega a creare. Sì, io devo correre molto. Mare, guardate, se va tutto un percorso faccio. No, all'interno no, voglio vedere all'esterno dove, se c'è qualcosa o magari becchiamo cose del tipo per gli umani, sapete. C'è da sistemare alcune cose, perché da in lontananza vedo qualcosa che non mi sta piacendo. Credo che al lavoro è ancora incompleto. Sì, certe zone forse sono ancora da risistemare, fare controlli. Ah no, ok, è stato sistemato, va bene. Come non detto, no, perché la prospettiva della qualità grafica è alta, eh. Vabbè, a me mi rigenera a una certa distanza, ma pure. Madonna, questa è la visuale notturna di giorno, che mamma mia, giustamente. Togliamola, fa male agli occhi. E corriamo, vediamo dove si va. Basta che non mi ha spezzato la gamba e tutto. Che succede? Calma. Ho sentito un rumore strano. Però bello il deserto, nella sabbia, nella spiaggia. Ogni tanto fa le impronte e non le fa, dipende dalle circostanze. Secondo me allora è un problema. Non è che lo dovrebbe fare sempre allora i passi, va bene. Vediamo se trovo qualcosa in zona, se no me ne vado. Qua hanno messo pure il clima, il temporale, la pioggia, queste cose qua. Ancora non l'ho visto. Quindi ok. Hanno messo gli effetti sonori, tutto, vabbè, giustamente ci sta. Che brutto tempo, quello vedo scuro. Se si mette a piovere sono curioso, voglio vedere la pioggia. Se piove. Mamma mia, che percorso lungo che ho fatto. Vabbè, la spiaggia. Cioè, io sto facendo tutto l'isola il percorso dell'isola. Anche se comunque non mi va di stare solo all'esterno. Quindi a breve inizio a entrare dentro. Dentro l'isola, ovvio, intendo. Qua sta stamina del Velociraptor, dell'Utahraptor, scusate, l'hanno fatta. La fanno durare, insomma, perché prima non durava neanche. Hanno fatto benissimo. Quindi ci sono stati dei resetting proprio più idonei ai dinosauri, insomma, ci sta, perché questo correva sempre come un pazzo. E a sto punto no, devo stare attento a non fare lo scemo e a saltare, perché io non so se hanno sistemato un po' la gamba, la resistenza, ma credo di no, perché comunque questo corre come un pazzo, basta un salto sbagliato e fa una brutta fine. Se vabbè, guardate, il monte Spinosauro lo riconosce sempre da lontano, so che c'è un problema. È difficile raggiungerlo. Acqua. Dinosauri? No. Vabbè. Devo scendere in qualche modo. No. Ecco. Oddio. Aspetta, zitti. Ho capito dove siamo. Zitti. Sono vicino dove mi sono spottato prima. Al buio con l'allosauro. Madonna, guarda, memorizzi poi le vie. Sì, perché ho riconosciuto la struttura da lontano lì. Mamma mia. Sono un mostro. Vediamo
quella cacchia di struttura prima che diventa buia, perché io voglio vederla bene. Ah, ecco, io posso saltare, quindi posso entrarci proprio ora, è vero, è vero. Andiamo, andiamo, andiamo assolutamente. Sì, così riguardiamo bene quella struttura prima che diventa buio e cose varie, perché se diventa buio, cazzo, la sfiga, voglio vederlo bene questo posto. Non ti spezza la gamba, non ti spezza... Guarda, ancora la stamina. Zitti, zitti. Guarda, se inizia a farsi buio, poi mo che arrivo qua è la cazzimma. Mamma mia, la struttura è enorme, però la vedi da lontano, eh. No, sta a fa buio, che palle. A nuoto non lo raggiungo facilmente. Come faccio? Mannaggia. No, perché volevo vederla da vicino bene con le luci, capito? Ma che cazzo è? Ancora devo capire, non è una struttura, è qualcosa da lavoro. Che cacchio è? Andiamo a nuoto, ragazzi. Dai che ce la faccio, se mi esce mo un predatore marino, perché non posso superare le distanze da qua. Ma anche che credo che ce la posso fare. Zitti, zitti. Non ti fare buio ora che t'ammazzo, dai. Devo arrivare fino a là, non mi interessa. Allora, però nuota bene, dai. Per un uccello preistorico nuota bene. Dai, almeno così finiamo in bellezza. Da come abbiamo visto all'inizio quella struttura, la vediamo ora alla fine del video. Sì, però muoviti. C'è molto da esplorare. Ma oddio, sott'acqua sembra una cosa tagliata. Ma cosa sto guardando? Vabbè, è sott'acqua, quindi chiudiamo e accettiamolo. Vabbè, oh, però wow, posso vedere l'animazione proprio. Com'è la stamina? Non mi dovrebbe uscire qua. Cioè, dovrebbe solitamente uscire la stamina blu sotto, boh. Ah, però hanno fatto un ottimo lavoro. Animazione, muoviti. Che questo che sta per diventare buio e non me ne tiene di fermarmi col buio, dai. Muoviti, 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 dai, che stiamo quasi raggiungendo la riva. Ma esce un mostro, boom, vengo mangiato dal musosauro. Musosauro. Comunque è strano, non è una struttura normale quello, eh. No, ma io se facevo tutto il percorso lì, il giro, non l'avrei mai raggiunto, eh. Facevo un percorso troppo esagerato. Invece così sto per raggiungere. Ah, ecco, mo mi dà la stamina ora, dopo tutto sto tempo, lol. Madonna, come mi sta. Muoviti, 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 muoviti. Mi serve una zona aria. Sì, perché questo poi inizia a sanguinare se va troppo. Muoviti, corri. Dai che ce la fai. Quanto cazzo è lontana, dai. Dai che manca poco. Madonna, lancia, sto... Muoviti. Devo andare a quella struttura. Sbrigati. Sbrigati. No, ti giuro, veramente, l'esaurimento. Muoviti. Ma c'è pure qualcosa altro lì che non ho visto. Vedete che io noto le cose. Mo al buio. Al buio, giustamente, tu non vedi. Ma là c'è qualcos'altro lì. Sì, però, muoviti. Devo vedere quella cazzo di struttura. Muoviti, che poi già visuale notturna. Lol, che cazzo è la visuale notturna qua? È inquietante. Muoviti. Ma...
Wow, la luna! Cioè, manca veramente poco. Muoviti! Giuro che mi sto innervosendo. Muoviti! Sei quasi arrivato. Dai, dai, dai. Esaurimento. Sbrigati! Ma perché ho dovuto fare un... Una... Vabbè. Oddio, ma io ho perso la... Ah, io ho perso la stamina. Io ho perso la stamina, ora ho capito. Il coso blu si attiva solo quando finisco la stamina. Oddio, non l'avevo capito. Ok. E la stamina, voglio, non l'avevo capito che quella era la stamina. Ora si recupera il blu e poi si recupera la normale. Se ciao. Vedete, c'è un'altra cosa lì che io non avevo visto. Cioè io, eh sì, non l'avevo proprio visto, c'è un'altra cosa lì in fondo. Vediamo dentro questa struttura cosa si può fare nel frattempo. Madonna, il caldo, sto sudando. Voi non avete idea, ma fa caldo. Vabbè, no, voi avete idea perché chi sta vivendo in Italia ora come ora sa del caldo. Beh, adesso è buio praticamente, dai. Ah, mi accovaccio un po' perché... No! Corica. Bravo! No? E chi va là? Olè! Bello, ci sta il coso della luna, però non c'è la luna. Cioè la luna deve stare davanti a qua, però essendo che è nuvoloso non si vede. Bene. Allora, là c'è una struttura e qui voglio vedere se si può entrare. No, non si può. Vabbè, dai, abbiamo fatto il nostro amato percorso. Io a questo lo vedo molto male, ma male, male, male del tipo... Lo vedo molto male. Molto male. Aiutatemi, no, neanche la stamina, ma che cacchio vuoi tu, io sparisci, guardalo, 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 guardalo. Ma perché? Ma che vuoi tu? Madonna! Bellissimo vedere quello là dietro di me, ma neanche sparisci! Dai, dai, dai! Forse riesco a schivarmelo. Guardalo! Io ho già poca stamina, mannaggia a me. Perché ho nuotato... no, niente. M'ammazza, 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 m'ammazza. Peccato. Bene, dai, il gioco è finito. Qui Delta 28 passo e chiudo.